Buonasera, signori e signori, buonasera alle autorità comunale rappresentata dal sindaco. Una serata un pomeriggio tardi molto interessante e molto pregnante per noi dell'associazione che prosegue nel suo progetto culturale, che è quello di portare all'Indrisio segni interessanti, importanti di cultura. Dicevo poco fa insieme alla professoressa Cenga, alla radio, che la cultura è poi si fonda proprio sulla libertà e quindi la cultura poi ci rende liberi. Tutti noi lo sappiamo benissimo. E questi eventi che noi abbiamo immaginato, anche con l'aiuto di Armando Torno, poi si realizzano in effetti, io mi ripeto, ma lo ripeterò fino all'ultimo degli eventi di quest'anno, si realizzano perché si concretizzano forme di mecenatismo. Mecenatismo moderno che viene chiamato con la parola, con la brutta parola sponsor. San Lorenzo dei Medici era mecenate, non era sponsor. E così pure chi ha aiutato Leonardo, chi ha aiutato Michelangelo, noi molto più piccoli, però in tutti i modi non riusciremo senza i nostri mecenati a andare avanti su questa iniziativa. Quindi i nostri mecenati che sono il gruppo Interfida e la Banca Raiffeisen, che ci sta vicino, direi con grande affetto e con grande interesse. Per noi è importante la giornata odierna, perché vogliamo anche ricordare Mario Luzzi. Ricordiamo Mario Luzzi nel settimo anniversario della scomparsa, che arriva il 28 di febbraio, e il primo giornale italiano ieri ha ricordato Mario Luzzi nel settimo anniversario con la presentazione del terzo inedito che la nostra associazione ha avuto il piacere e l'onore singolare di poter produrre. Quindi anche quest'anno avremo, per ricordare Mario Luzzi, una plaquette con dentro la poesia inedita, con dentro l'anastatico dell'autografo di questa agenda dove Mario Luzzi ha scritto la poesia. Io credo che proprio è nel rispetto della grande cultura che aveva Mario Luzzi, che non era soltanto strettamente una cultura lirica, era una cultura che spaziava veramente da est a ovest, da nord a sud. E quindi questi eventi ben rappresentano l'immagine della nostra associazione. Quindi nel ringraziare tutti voi presenti, volevo anche dirvi che al termine, quando uscirete, troverete come omaggio da parte della nostra associazione questa plaquette, che è una plaquette che ritengo anche stampata con preziosità, se me lo concedete, con carta a matruda a mano e con, direi, con grande abilità. La troverete all'uscita come omaggio della nostra associazione. Ci siamo permessi, senza voler deturpare la plaquette, di mettere all'interno una cedola, pensando che la nostra associazione, per qualsiasi offerta, è felice, perché abbiamo bisogno del sostegno. E in questo devo dire che c'è stata sensibilità, grande sensibilità, poi termino, grande sensibilità
da parte di un privato nei confronti del nostro movimento, dei nostri progetti, ed è il signor Calderari che ha voluto offrire, dare un aiuto sontuoso e importante per la nostra piccola economia di ben 2.000 franchi, e quindi proprio oggi, come lo abbiamo ringraziato, ma era assente per motivi suoi professionali all'incontro con Mario Botta, oggi che è presente lo ringraziamo di cuore di questo suo intervento. Termino chiamando gentilmente, o comunque forse Massimo mi aiuti tu, io vorrei prima che le plaquette vadano distribuite a tutti quelli che poi sono intervenuti, quindi all'uscita, vorrei però dare i primi numeri delle plaquette proprio ai nostri mecenati, quindi vorrei consegnare al signor Fabio Caminada della banca Raiffeisen, per favore, questa plaquette, e poi al signor Marino Mini di Interfida questa plaquette, eccola là. Grazie a te. E poi al nostro sindaco in rappresentanza del comune. E poi, siccome non abbiamo oggi per i suoi motivi personali l'assessore alla cultura, lo diamo al rappresentante della cultura per eccellenza, che è il direttore del museo d'arte di Mendrisio, Simone Soldini. Evidentemente una la diamo alla nostra arrivata da Parigi, Anna Cheng, e una a Armando Toro. Vi ringrazio per la vostra presenza, per il vostro intervento, e vi auguro un buon ascolto e una buona serata. Grazie. Grazie a Paolo Andrea Mendel che, come sempre, ci consente un po' questi incontri con la sua presentazione e la sua puntualizzazione quale presidente dell'associazione Luzzi, che qua a Mendrisio ha trovato casa. Io ringrazio ovviamente anche il sindaco e tutti voi. Il sindaco questa sera non è, diciamo così, al suo posto, ma ha lasciato il banco degli imputati politici a noi, e quindi io vorrei ringraziare, insomma, con il sindaco abbiamo un conto corrente di emozioni che naturalmente scambiamo, e quindi diciamo così. Io direi che non avrei mai pensato, quando ho cominciato la mia lunga, diciamo così, non chiamiamo la carriera, ma il mio lungo percorso, di solito chi studia non corre, ma quasi striscia molte volte, un giorno di presentare Anne Cheng. Io mi permetto così di raccontare anche un po' come è avvenuto il nostro incontro. Penso che tutti voi sapete il mestiere che faccio, diciamo così che faccio il vagabondo in mezzo mondo, anzi in tre quarti del mondo, per il giornale che è stato citato poco fa, il Corriere della Sera. Il mio compito è di incontrare grandi personaggi, di intervistarli, eccetera, eccetera. E tra i miei amici più cari c'era il direttore delle Belle Lettere, Alain Segond, che è mancato improvvisamente lo scorso anno a maggio, un colpo al cuore, e in un giorno, un paio di giorni, è scomparso. Una persona meravigliosa che stava curando una serie di cose incredibili, non è possibile nemmeno pensare che cosa avesse in mente. Probabilmente stava lavorando a Proclo, stava lavorando ad edizioni critiche di testi greci. Con lui ho passato delle giornate meravigliose a Parigi parlando di testi classici, di tante cose. E l'anno scorso, a gennaio, alla prima visita che ho fatto a Parigi, mi dice: devi assolutamente intervistare la signora Cheng del Collège de France e Marc Kalinowski, che mi pare che sia dell'Istituto,
perché è partita questa collana cinese ed è una cosa unica. Yale non riuscirà a farla, la faremo solo noi in Francia. Ma attenzione, non traduciamo le solite cose, cioè non traduciamo i soliti libri, traduciamo quei libri che gli occidentali non conoscono. E finalmente, per la prima volta, il mondo occidentale potrà leggere dei testi cinesi che non conosce, gli annali di determinati filosofi, il teatro, la letteratura. E allora si combinò questo incontro con Han Cheng. Io mi ricordo ancora con emozione, perché arrivai a questo incontro, che era un ristorante, con Mark Kalinowski, che quando mi diede sul biglietto da visita capì che era un personaggio, un polacco che conosce la Cina, vive, tutto particolare, una persona coltissima, tanto più che sul biglietto da visita non aveva professore oppure direttore, altro, aveva Homo Sapiens. Dice, perché non sono professore, non so un po' di tutto, e quindi mi diede sul biglietto su Homo Sapiens. E facciamo l'incontro con Han Cheng. E devo dire che la signora Cheng mi incontra per la prima volta nel cuore di Parigi con Kalinowski, eccetera, così, e si rivolge a me in italiano. Io di solito fuori dall'Italia dimentico un po' le mie lingue, che sono l'italiano, il milanese, queste cose simpatiche, e improvvisamente mi trovo a colloquio con una persona che io conoscevo soltanto per, diciamo così, le mie scorribande di filosofia. La signora Chen ha scritto la più importante storia del pensiero cinese che ci sia oggi in circolazione. È stata tradotta anche in italiano, due volumi di Einaudi, e poi è entrata nella serie dei Meridiani Mondadori, quelli che è stata distribuita anche con i giornali, eccetera, così. È un punto di riferimento ormai insostituibile. La collezione cinese pubblicata dalle Belle Lettere ormai è arrivata, penso, verso il decimo volume, ma poi magari sentiremo la signora Chen, vorrei dire sciocchezze. Scritti di Matt Wen, questo è l'ultimo volume. Sono volumi tutti curati col testo cinese a fronte, la traduzione e un attacco di notte formidabile che dà tutte le ragioni della situazione, delle traduzioni, di come si può, ad esempio, ricostruire una parola, una frase, un argomento, una situazione. E questo incontro con la signora Cheng ha prodotto un'intervista che poi venne pubblicata sul Corriere della Sera un po' più in là, per il semplice motivo che Anne Segond volle rivederla, volle correggerla, la signora Cheng la divide, mi fece delle correzioni, nessuno nasce imparato, io onestamente con il mondo cinese dovevo andare molto cauto, però la signora Cheng è stata correttissima, ha preso questo scolaretto che si chiama Manotturno e l'ha un po' corretto. Anne Segond voleva metterci la sua parte e io non potevo. E diciamo così che questa intervista ha rappresentato un boom incredibile di curiosità al giornale. Di solito, diciamo così, il successo di un articolo si misura dalle telefonate oppure dalle mail oppure dalle lettere. E io mi ricordo che due mesi dopo l'uscita di quel pezzo c'era ancora gente che chiedeva lumi, ma come faccio ad avere la collana? Come è possibile avere la collana? Come si può incontrare la signora Cheng? E io devo dire che l'unica cosa che sono riuscito a fare, oltre che a invitare, a riuscire a provare il sistema per invitare la signora Cheng qui a Mendrisio, in questa iniziativa che tra l'altro è partita lo scorso anno, ricordo che l'ha aperta un mio caro amico che è venuto espressamente dalla Russia, Vladimir Ilyich Tolstoj, che è venuto appositamente e poi è seguito da altre personalità. L'ultima volta abbiamo appunto salutato Mario Botta, che ci ha fatto vedere le sue meraviglianti cose. Ecco, Han Cheng è venuta qua, ed è venuta a Mendrisio proprio per testimoniare il lavoro che sta facendo in questa sua collana. Però presentare Han Cheng e dire che è l'autrice della storia del pensiero cinese è un po' limitativo. Innanzitutto lei insegna il Collège de France, quindi una delle massime istituzioni culturali francesi, non solo francesi, mondiali. Se vogliamo mettere un po' di bibliografia, io rischio di fare sciocchezze, di dire sciocchezze, di entrare in sciocchezze. Vi dico soltanto che se voi prendete i volumi della Pléiade, la più importante collana di classici europei, nelle traduzioni dei filosofi cinesi trovate il nome di Han Cheng, ha tradotto i testi di Confucio dal cinese al francese, è nella Pléiade. Quindi stiamo parlando di una persona che non soltanto rappresenta la cultura cinese nel cuore della cultura europea, ma sta portando la cultura cinese a una conoscenza che effettivamente non aveva mai avuto prima in Europa.
facendo conoscere il pensiero, facendo conoscere dei testi che non circolavano, creando questa collana sul modello della collezione di idee dei classici greci e latini, che ormai sono quasi verso 1000 volumi, e che è diventata la più grande collezione di testi greci e latini esistenti al mondo. Tenete presente che nel 2002 il magazzino delle belle lettere è bruciato. Lo Stato francese, perché è uno Stato serio, a differenza di altri Stati che ci sono in Europa, non faccio i nomi ma ci possiamo capire, ha ristampato in 2 mesi tutti i testi. È intervenuto lo Stato francese e in 2 mesi tutti i testi erano di nuovo disponibili come prima dell'incendio. Quindi la collezione Bidet dal 1919 è continuamente curata, ristampata, e così sarà di questa collezione che appunto Ancelle con Mark Kalinowski, io devo dire molto la signora Ancelle, un po' Mark Kalinowski, diritto. Io direi che ho poco da aggiungere, se non il fatto che la signora Ancelle, venendo, ha dedicato la sua relazione a un fatto, come si può tradurre in cinese la parola libertà. Noi quando parliamo di libertà, li chiamiamo ovviamente, siamo a Parigi, libertà, uguaglianza, fraternità, oppure corriamo da un'altra parte, diciamo, la frase del Vangelo di Giovanni, la libertà di fare liberi, oppure corriamo sotto l'acropoli di Atene per vedere cosa ne hanno detto i filologi greci, oppure corriamo da un'altra parte. La libertà è un termine prezioso e inflazionato, tutti l'hanno citato. Abbiamo qua, è venuto da Milano espressamente, Giorgio Gaber, uno dei più grandi storici del nostro tempo, e lui si è sempre scontrato sui testi, perché la libertà, insomma, l'hanno tirata tutti un po' come, diciamo, delle situazioni anche difficili. Mussolini diceva non c'è la libertà, ci sono le libertà, è bastato questo plurale per giocare un bellissimo discorso in aula a Montecitorio quando voleva farne un bivacco di manipoli. Ma poi io non posso riassumere la parola libertà, posso soltanto dire che questa sera Ancelli è venuta espressamente da Parigi. Vi ricordo che è stato uno sforzo incredibile anche per lei, perché per trovare il giorno gli appuntamenti abbiamo, diciamo così, dibattuto per un lungo tempo. Io la ringrazio di cuore di questo regalo che ci fa, e regalo maggiore terrà la conferenza in italiano. E allora io le lascio la parola e scompaio, e ricordo che non avrei mai pensato una sera di presentare una grande studiosa come Ancelli. Grazie a Mendrisio che me l'ha permesso. Vorrei innanzitutto ringraziare i miei ospiti qui, per prima cosa l'associazione Mario Luzzi, insieme a Mettel, la signora Silvia Mettel che sta modestamente indietro, e naturalmente il professor Tono che ha fatto questa presentazione molto diciamo utile, e veramente lo ringrazio del suo appoggio per il lavoro che stiamo cercando di fare con questa collana, il sindaco di Mendrisio che ci accoglie qui in questo municipio veramente magnifico. Credo che in Francia abbiamo municipi così belli. E poi infine anche voi tutti che siete venuti così numerosi, e sono veramente commossa di vedervi, perché mi scuso veramente di aver dovuto scegliere questa data, che è molto scomoda per tutti quanti, perché se capisco bene è veglia di weekend prolungato, e quindi veramente avete molto merito di essere qui, e so che anche qualche persona viene anche dall'Italia, non oltre la frontiera, no? Quindi per presentare una collana di tradizioni lingue, ho pensato che il miglior modo di procedere era di trattare della questione come tradurre dunque la parola libertà in cinese, che è veramente una parola molto bella e che ci è molto, molto cara.
Vorrei precisare in via preliminare che il mio discorso sarà prevalentemente di tipo storico e solo in parte filosofico, poiché preferisco definirmi come storica delle idee e non pretendo di collocarmi tra i filosofi. Comincerei in ogni caso dalla domanda implicita che introduce questo discorso, cioè se la libertà non sia un concetto straniero alla tradizione cinese, filosofica o semplicemente intellettuale, chiedendomi al tempo stesso cosa implichi una tale domanda. La prima cosa che in essa si rileva è che tale concetto non sarebbe estraneo alla nostra tradizione, e quando dico nostra intendo l'area del mondo in cui viviamo, cioè l'Europa occidentale. Direi di più, ciò che la medesima domanda presuppone e che questo concetto sarebbe costitutivo di questa stessa tradizione e più precisamente sarebbe una specie di segno distintivo che istituisce la differenza tra noi e gli altri. In Francia è abbastanza famoso un libro che si intitola Nous et les autres, noi e gli altri, il cui autore, Svetlana Todorov, è uno dei maggiori intellettuali francesi viventi, pur essendo originario della Bulgaria. Accenno al titolo di questo libro perché mi sembra significativo di come questa differenza tra noi e gli altri faccia parte integrante dell'esperienza umana. Il mondo viene percepito sempre in questo modo, sulla base di questa posizione tra noi e gli altri. La questione della libertà è uno dei grandi temi che vengono chiamati in causa per sottolineare la differenza tra una tradizione di origine greca e latina e poi europea e, d'altra parte, una tradizione, diciamo così, orientale. Di solito, almeno per quanto riguarda la Francia, nella denominazione di Oriente si includono sia l'India sia la Cina, dimenticando che, guardata dalla Cina, l'India è già Occidente. Questo è a dimostrazione di come i punti di vista siano relativi. È noto comunque che i nodi problematici rappresentati dalla filosofia cinese sussistono tuttora ben vivi nel mondo contemporaneo. Mi ha sempre stupito come Confucio sia stato accolto senza problemi quando nel Settecento i suoi testi sono stati tradotti dai missionari cristiani, soprattutto dai gesuiti. Egli veniva presentato come il filosofo dei cinesi. Infatti la prima traduzione dei testi confuciani in latino ad opera dei gesuiti era intitolata Confucius Sinarum Philosophus. La cosa strana è che un secolo dopo, nell'Ottocento, dietro l'influenza di certi filosofi europei, soprattutto si pensa a Hegel, la filosofia cinese si è ritrovata espulsa, ricacciata ai margini e persino completamente negata in quanto filosofia. Devo dire che in Francia, e mi riferisco alla Francia non avendo molta familiarità con il pensiero italiano, l'eredità di questo schema hegeliano è tuttora molto presente. Un libro di recente pubblicazione che dedica due capitoli alla filosofia orientale rappresenta un'eccezione, perché in Francia la filosofia viene tuttora considerata, almeno dall'istituzione filosofica, come una disciplina che ha mosso i suoi primi passi parlando greco e che semmai si è evoluta parlando tedesco. È da chiedersi perfino se per un filosofo dello stampo di Hegel sia mai esistita una filosofia francese
o italiana. In altre parole, se si possa mai considerare filosofo colui che non parla né greco né tedesco. Il tema della libertà si inserisce in questo contesto, sul quale ho voluto insistere preliminarmente per poter metterne a fuoco l'importanza cruciale. Prima di passare a considerazioni più filosofiche, vorrei tracciare un quadro storico, poiché ritengo decisivo capire come questo concetto di libertà sia arrivato in Cina nell'era moderna. Si può dire innanzitutto che tale concetto è stato inizialmente percepito come effettivamente straniero, soprattutto per le difficoltà di traduzione che si sono presentate agli studiosi giapponesi, che per primi lo hanno affrontato. Su questa mediazione giapponese mi devo soffermare brevemente. Cercherò di mostrare come la percezione in Cina del concetto di libertà abbia rappresentato un fenomeno complesso, passato attraverso diverse traslazioni di senso, accentuato da problemi relativi alle difficoltà di traduzione non soltanto linguistica, ma anche politica, sociale e culturale, sfere indissolubilmente legate l'una all'altra, come si sa. Intanto ci si può chiedere come quel concetto si è presentato a partire dalla metà dell'Ottocento, prima agli intellettuali giapponesi, all'epoca delle riforme politiche di Meiji, iniziate nel 1868, e poi a quelli cinesi, al tempo della guerra dell'oppio, in un contesto storico piuttosto turbolento. Quando si parla di libertà, di cosa si parla esattamente? Il professor Torno ne ha già parlato un po', e questa è la prima questione intorno alla quale si sono interrogati sia gli intellettuali giapponesi sia quelli cinesi. Si può intendere la libertà come la si intendeva nell'antichità greco-romana, vale a dire come libertas, che è la condizione propria dell'uomo libero, il liber, opposta alla condizione dello schiavo. Oppure ci si può riferire alla libertà dell'uomo in quanto creato ad immagine di Dio, come nelle dispute intorno al libero arbitrio che era al centro della teologia medievale. O anche la si può concepire come dichiarazione dei diritti dell'uomo, così come sono scaturiti dalla Rivoluzione francese. O ancora si può intendere la libertà come la intende il pensiero liberale. Queste diverse elaborazioni del concetto di libertà si sono presentate d'improvviso agli occhi di quegli studiosi giapponesi e cinesi, ed è facile immaginare le loro grandi difficoltà per apprendere questa nozione. Per non complicare troppo il discorso, diciamo che questi primi approcci giapponesi e poi cinesi si sono misurati innanzitutto con il pensiero anglosassone, soprattutto inglese, in particolare con la riflessione di John Stuart Mill. Infatti, il libro di John Stuart Mill, On Liberty, sulla libertà, notissima opera dello studioso inglese, pubblicata nel 1859, è il primo importante libro tradotto dapprima in giapponese e successivamente dal giapponese in cinese. Questo dato è molto significativo per comprendere come il concetto di libertà sia stato capito e preso in carico dalle tradizioni dell'Estremo Oriente. I primi traduttori giapponesi avevano a disposizione due tecniche diverse per restituire il senso di questi concetti europei per loro completamente nuovi. Non si trattava solo
del concetto di libertà, ma anche di molti altri, incluse tutte le categorie del sapere occidentale, per esempio quella di filosofia. Per rendere adeguatamente i concetti filosofici, questi traduttori dovevano inventare neologismi. Lo stesso avveniva per il concetto di religione, dato che in Giappone e in Cina con la parola religione non si intende la stessa cosa. Una delle due tecniche consisteva in una traduzione fonetica, in base alla quale la parola liberty, la parola inglese liberty, veniva resa in giapponese con riberucci. Forse è difficile riconoscere la parola inglese nella traslitterazione giapponese, però chi ha una certa familiarità con questa lingua giapponese sa che il giapponese moderno ha integrato molte parole occidentali, soprattutto inglesi, che naturalmente sono un po' difficili da riconoscere. E come dicevo, bisogna proprio saperlo che Riberucci significa liberty. Nello stesso modo la parola freedom, altro esempio di parola inglese, veniva resa con freedom. Bisogna avere un po' di orecchio per cogliere questi nessi fonetici. Quanto all'altra tecnica, essa consisteva in una traduzione di tipo semantico, che cercava di restituire il senso della parola. E per questo i traduttori giapponesi hanno fatto ricorso molto spesso a un lemmario di origine cinese. Si è trattato quindi di un processo molto complesso, passato attraverso lingue diverse e culture diverse. Dunque, per tradurre il concetto di libertà, si è ricorso alle seguenti parole che vengono dal vocabolario classico della filosofia cinese. E per quello avevo preparato un PowerPoint, però all'ultimo momento mi sono accorta che non potevo usare questa tecnologia, quindi torniamo a una tecnica più diciamo tradizionale e scriverò queste parole cinesi su questa lavagna un po' completa improvvisata. Dunque, avete una serie di quattro termini che si presentano così. Significa risiedere in sé.
trascritte dai caratteri cinesi, le parole sono rispettivamente, dunque, ziyo, zizhu, zizai. La parola alla fine adottata è stata la prima, cioè ziyo. Tuttavia, i traduttori giapponesi hanno parecchio esitato nella scelta fra le tre varianti. Quanto all'ultima parola, Zuran, che ha in comune con le altre questo elemento da sé, ci torneremo più avanti. Per ora anticipiamo che essa ha qualcosa a che vedere con il concetto di Zuyo, cioè procedere da sé, e il suo significato è più o meno un equivalente dell'espressione latina sponte sua. Indica cioè un qualcosa di relativo ai propri impulsi e alla propria spontaneità. Torniamo intanto alla prima traduzione giapponese di On Liberty di John Stuart Mill. Essa è apparsa nel 1871, a soli 12 anni di distanza dalla prima edizione inglese del 1859, a dimostrazione di quanto i giapponesi fossero avidi del sapere occidentale e soprattutto del sapere politico, dietro l'urgenza delle riforme che i giapponesi stessi avevano già avviato. On Liberty è stato dunque tradotto con la parola Zuyo, cioè la prima sulla lista. Solo che questa parola, in cinese, ha connotazioni diverse, di tipo individualistico, e rimanda piuttosto a un agire secondo i propri istinti e desideri. Sono connotazioni in un certo senso piuttosto pericolose, perché quella parola poteva sì rendere il concetto di libertà, ma poteva anche venire a significare quello che in francese chiameremo libertinage, vale a dire un modo di vivere da libertino. Qui possiamo percepire chiaramente quali difficoltà si siano dovute superare per imporre questa parola cinese come adeguata a rendere il concetto di libertà. Comunque, questa mediazione giapponese ha rappresentato una base per gli intellettuali cinesi della generazione successiva, che si sono serviti delle traduzioni già approntate. La parentela tra la scrittura giapponese e quella cinese è peraltro nota, come è altrettanto noto che i giapponesi hanno, per così dire, preso in prestito la scrittura cinese. Quindi quelle traduzioni rappresentavano per gli studiosi cinesi un modo quasi diretto di appropriarsi di tale sapere occidentale senza doversi gravare dello sforzo cui avevano dovuto sottostare i vicini nipponici. Come si trattasse di cibo già pronto per essere consumato. Questa mediazione giapponese è stata poi un po' occultata a causa degli eventi del Novecento, in primis l'aggressione del Giappone alla Cina. Ed ora risulta molto difficile fare un eco bilancio dei rispettivi contributi. In ogni caso, i cinesi, ritraducendo On Liberty, hanno inteso la libertà, sempre usando la parola ziyo, come un concetto soprattutto riferito alla sopravvivenza dell'entità territoriale politica della Cina, specie in un contesto di aggressione da parte delle potenze occidentali. E questo va detto chiaramente. Infatti, le prime traduzioni dal giapponese in cinese sono apparse all'epoca della guerra dei boxer, a cavallo tra 800 e 900. Questo dato storico incide sulla torsione semantica che viene impressa al concetto di libertà da parte dei cinesi, i quali lo intendono nel senso di una garanzia di sopravvivenza e di autonomia politica, e quindi soprattutto come una forza.
e di conseguenza concepiscono lo stesso concetto di diritto, cioè dei diritti dell'uomo, come un potere che garantisce l'autonomia. E quindi, prima di passare all'ultima quarta parola, cioè vale a dire Zilan, devo farvi vedere un altro ideogramma, che è quello, è un po' complicato questo, ma l'unica parte che mi interessa è questa parte qui, che dunque si chiama dunque i caratteri cinesi, non voglio perdere tempo a fare una lezione di cinese, però una piccola iniziazione per voi sarebbe forse interessante. La maggioranza dei caratteri cinesi sono composti da una parte che si chiama radice e di un'altra che grosso modo può indicare la fonetica. La radice, vi indica il campo semantico generale della parola. Qui avete la radice del legno. Avete un albero così con i rami così, no? Quindi questa parola designa il legno e è interessante sapere che questo carattere che, ripeto, delinea il concetto moderno di diritto in Cina, che questo carattere rappresenta originalmente una bilancia, cioè il simbolo del potere del sovrano. E quindi questa parte che viene chiamata la radice indica il campo generale legno, dato che la bilancia era fatta di questo materiale. In Cina, nei dibattiti contemporanei sui diritti dell'uomo, questi dibattiti che fanno molto parlare di sé, si usa questa parola che in cinese si pronuncia, devo scrivere la trascrizione forse in pinyin per darvi una vaga idea di come si pronunci. Qui avete dunque qui uso il modo di trascrizione detto pinyin, quello ufficiale usato nella Cina popolare, no? Ziyo. E qui dunque avete la parola quindi in questi dibattiti contemporanei sui diritti dell'uomo, questa parola che originariamente rappresenta il potere sulla scorta della quale quindi i diritti dell'uomo sono intesi, piuttosto come i poteri dell'uomo. Senza dilungarsi su questo terreno che ci porterebbe fuori tema, limitiamoci a osservare come sia necessario tenere presente questo passaggio quando ci si avventura in dibattiti tanto complessi. È da sottolineare altresì come le circostanze storiche, gli accadimenti di un determinato momento storico incidono sulla comprensione dei concetti che vengono importati dall'esterno. E per quello che dico che mi sento più storica che non filosofa. Se ho insistito su questi aspetti di tipo storico è perché mi sembra importante combattere
il mito della Cina eterna, mito che perdura per esempio in Francia, dove sono apparsi parecchi libri che insistono sull'impero cinese immobile, come se i cinesi fossero rimasti assolutamente ossificati per 3.000 anni, prima di essere svegliati da un lungo sonno dell'intervento occidentale. Proprio per questo ho cercato di mostrare come un certo concetto circoli tra le diverse lingue e culture e secondo certe circostanze storiche. E ora è interessante soffermarci sulla parola zio, che è stata scelta per tradurre il concetto di libertà e che vuol dire, già lo sappiamo, procedere da sé. Ricordiamoci che questa parola viene dall'antico vocabolario filosofico della Cina e soprattutto da un filosofo del IV secolo avanti Cristo che si chiama Zhuangzi. Nella cultura europea è presente il nome di Confucio, conosciuto soprattutto grazie ai missionari, come lo dicevo prima, e forse anche quello di Lao Tzu, più noto per il testo a lui attribuito che porta il suo nome, conosciuto anche come il Tao Te Ching, cioè il libro della via e della virtù, mentre il nome di Zhuangzi è forse meno noto, anche se attualmente in Francia sono apparsi molti studi sulla figura di questo autore, soprattutto per merito di un sinologo svizzero, tra l'altro, Jean-François Bilter, che era professore a Ginevra. Si tratta comunque di un filosofo dell'antichità cinese, vissuto nel IV secolo a.C., quindi più o meno contemporaneo dei filosofi presocratici greci, di Socrate stesso e di Platone. Pur essendo impossibile affrontare qui il pensiero di questo antico filosofo, dobbiamo però fare qualche considerazione sull'uso che egli faceva della parola zio, cioè procedere da sé, collegandola con l'altra parola zilan, che vuol dire sponte sua, come abbiamo già detto. Nel pensiero di Zhuangzi c'è questo paradosso, che l'adeguamento, l'essere perfettamente adeguati al corso naturale delle cose, ossia l'essere nel Tao, nella via, sarebbe dunque la libertà pura. Il Tao, come forse si sa, è una parola che fa parte del mito della Cina eterna e intorno alla quale si è costruito un grande mistero, ma che vuol indicare semplicemente una via o un cammino, oppure il fatto di camminare. Su questo punto devo semplificare forse in modo eccessivo. Nella filosofia europea il concetto di libertà è stato elaborato in opposizione a quello di necessità. Invece, ed è per questo che si tratta di un paradosso, nel pensiero di Zhuangzi, essere nella necessità pura rappresenta di fatto la vera libertà. E questa è un'idea che occupa una posizione predominante nel pensiero cinese antico, inteso in senso generale. Ad esempio, si prenda un passo molto bello di Confucio. Avrei voluto farglielo vedere sulla scherma, ma non posso. Si tratta della citazione di Confucio, che io preferisco, quella in cui il filosofo, all'età di 70 anni, fa una sorta di bilancio della propria vita. Un bilancio però che non sembra affatto una specie di curriculum vitae. Confucio avrebbe potuto mettere l'accento, per esempio, sulla carica di ministro occupata da lui nel suo stato di origine,
o su altri dati biografici, invece ci offre una riflessione sulle diverse età della vita. Questa citazione mi induce a meditare sul fatto che, invecchiando, come tutti, mi ritrovo sempre davanti a studenti della stessa età. Il colpo di vecchiaia che ho avuto è il giorno in cui mi sono accorta che i miei studenti appunto non erano neanche nati nel 68. No? Ecco le parole di Confucio. A 15 anni decisi di apprendere, a 30 ero in piedi, a 40 non avevo più dubbi. A 50 compresi il decreto del cielo. Devo aprire una parentesi perché bisogna intendere l'espressione cinese che significa soprattutto ho capito quello che il cielo mi ordinava. Quando questi autori cinesi antichi parlano del cielo, non vogliono riferirsi a una specie di entità superiore, a una divinità, a qualcosa di soprannaturale. Il cielo per loro si identifica proprio con il To, cioè la via. I cinesi, che innanzitutto sono contadini, guardano il cielo di notte, il cielo stellato, con le stelle e gli astri, e osservano il cammino regolare e sempre ricorrente dei corpi celesti. Ed è proprio questo che chiamano cielo, oppure To, il cammino naturale. Quindi Confucio intende dire che all'età di 50 anni si comprende ciò che viene ordinato dal cammino naturale delle cose. Poi Confucio affronta i 60 anni, quella che in Occidente viene considerata l'età della pensione, l'inizio della vecchiaia, del progressivo abbandono della vita. Nell'antica Cina è tutto il contrario. Infatti, Confucio così continua. A 60 il mio orecchio era perfettamente intonato. A quell'età, dunque, si raggiunge il diapason e si acquista un orecchio per il To, cioè per il processo naturale degli esseri viventi e delle cose. Si tratta proprio di un'immagine musicale, ma il massimo, il punto supremo, si raggiunge a 70 anni. Cito ancora Confucio. Agisco seguendo il mio cuore senza per questo trasgredire alcuna norma. E qui abbiamo un bel modo di esprimere la libertà come veniva intesa da questi antichi cinesi, l'accedere a uno stadio della libertà che in un certo senso coincide con la necessità pura, tuttavia una necessità non costrittiva, ma piuttosto simile al gesto del calligrafo, o che assomiglia al tratto pittorico di Matisse verso la fine della sua vita, che gli veniva direttamente dal cuore, come lui stesso diceva. Questa antica espressione cinese della libertà suona paradossale per la mente filosofica europea, che in modo prevalente ha elaborato i due concetti di libertà e di necessità, l'uno in opposizione all'altro. Secondo quel filosofo del IV secolo, di cui ho appena accennato, Zhuangzi appunto, il Zilan, cioè l'ultima parola della lista, questa spontaneità, sarebbe veramente il modo di assicurare una specie di libertà individuale totale. Questa espressione molto bella, molto sintetica della lingua cinese, si potrebbe rendere in italiano con la traduzione di Amina Crisma della mia storia del pensiero cinese. Amina Crisma traduce così una frase di Zhuangzi: il saggio è colui che, non essendo reificato dalle cose, è capace di trattare le cose come cose. Il senso di questa parola
di queste parole sta a significare che il saggio accoglie la realtà, accoglie le cose come uno specchio. E lo specchio, Zhuangzi lo dice chiaramente, è un oggetto che si accontenta di riflettere, di rimandare l'immagine senza cercare di appropriarsene oppure di esercitare qualche influsso su di essa. Non cerca di formarla né di interpretarla, si accontenta appunto di rifletterla e rimandarla. Quindi, secondo Zhuangzi, la mente veramente libera è come uno specchio. E è questa un'idea che sarà ripresa molto più tardi dai buddhisti, soprattutto dai buddhisti Chan, che si conoscono in Occidente nella pronuncia giapponese Zen. Zen è un ramo del buddismo venuto dall'India, ma che è stato elaborato prima in Cina. Anche in questo caso si vede come l'età moderna abbia rovesciato il rapporto tra il Giappone e la Cina. Fino all'età moderna le cose venivano trasferite dalla Cina al Giappone, poi è avvenuto il contrario. In merito a quell'antica idea della mente libera, della mente che funziona come uno specchio, è interessante la considerazione di un filosofo cinese moderno, che così recita: di solito noi conosciamo le cose attraverso i concetti e i nomi. Quando li applichiamo alle cose che si presentano alla nostra attenzione, noi andiamo loro incontro. In tal caso lo spirito non è puramente ricettivo. Il solo mezzo per rimediare a queste modalità consuete del pensiero e trascendere ed espellere i concetti e i nomi che ci sono abituali al fine di consentire che si faccia il vuoto nel nostro spirito. E allora che lo spirito diviene puramente ricettivo e pronto ad accogliere pienamente le cose, e in tal modo ogni cosa ci diviene trasparente. Si producono allora l'illuminazione, nel senso buddista, e l'oblio di sé. Fine della citazione. Dunque, secondo questa citazione, l'immagine dello specchio sta a significare che la libertà si ottiene attraverso l'oblio di sé. Su questa tematica, Zhuangzi insiste molto perché considera il sé come una specie di schermo che fa ostacolo al nostro rapporto con la realtà. Si ha la libertà quando si dimentica l'esistenza del sé e si diviene pura spontaneità, puro zilan, in basso. Vorrei prima rassicurarvi che sono vicina alla conclusione. Dunque, vorrei ora avanzare un interrogativo a proposito di questa antica concezione cinese della libertà, pur consapevole che si tratta di una questione estremamente difficile e complessa. Stringendo il discorso, si potrebbe dire che tale libertà può essere vissuta soltanto in modo individuale, per esempio facendo esercizi di yoga, di meditazione, eccetera, per raggiungere lo stato di specchio mentale. Si tratta di pratiche che possono essere appunto soltanto individuali. I problemi sorgono enormi quando si cerca di pensare la libertà in forma collettiva, vale a dire in termini politici. Questo pensiero della spontaneità pura nel Tao si è trasformato in pensiero dell'energia pura, della forza pura. Il Ziran, cioè il sponte sua di Laozi o di Zhuangzi, questa nozione taoistica, è diventata la marcia spontanea e libera dell'energia, del Qi. Qi a cui si accenna quando si parla di Qi Gong, di tutte queste tecniche che sono molto, molto in moda adesso nel nostro occidente moderno. Sto parlando per esempio delle arti marziali e simili,
ormai trasformate in esibizioni da circo, che però sono tutte pratiche dell'energia vitale. Ribadisco che qui sta, a mio parere, il lato pericoloso di questo pensiero, che esso può trasformarsi facilmente da pensiero della spontaneità pura a pensiero dell'energia pura. Può trasformarsi cioè in puro vitalismo. Tanto più che questa forma di vitalismo è stata tradotta nella tradizione antica cinese in termini immediatamente politici. Anche se sarà uno shock per molti di quelli che hanno letto Lao Tzu come una specie di manuale di meditazione o di levitazione, o come una sorta di opera New Age, sarà forse uno shock di apprendere che questo stesso Lao Tzu ha ispirato un'ideologia totalitaria. Bisogna anche sapere che il primo commentario su Lao Tzu è opera di un filosofo del secondo secolo avanti Cristo, che è anche stato il primo teorico del totalitarismo antico cinese, che ha dato vita all'impero cinese. Quell'ideologia era fondata sull'idea che l'ordine umano, cioè politico, si identificava e perfino si confondeva con l'ordine delle cose. In base a quest'idea, l'ordine politico, per essere tale, dovrebbe seguire l'ordine naturale, cosmico delle cose. Non so se vi rendete conto che questa è un'idea proprio terrificante, perché esclude qualsiasi forma di opposizione e di contestazione. Se c'è una continuità tra l'ordine del cosmo e quello dell'organizzazione sociale dell'uomo, questo ordine non può che essere totalitario. E in conclusione da chiedersi, invece, se il raggiungimento della libertà, almeno intesa in senso politico, collettivo, non richieda una rottura di questo continuum. Una rottura che non è stata presa in carico nella tradizione cinese nell'impero, che certo non è rimasta immobile, chiusa in se stessa per 2000 anni, ma che ancora reca i segni di quell'ordine imperiale. I molteplici modelli di organizzazione sociopolitica dell'Europa sono stati del tutto assenti in Cina, a causa di questo schema che vede il potere scendere dall'alto verso il basso e scaturire perennemente da un'unica fonte. In un certo modo, nella Cina attuale, questo schema è ancora dominante. E quindi finirei su questo punto interrogativo. Grazie della vostra attenzione. Grazie signora Cheng di questa bellissima relazione che effettivamente sposta un po' anche il nostro modo di vedere le cose. Il signor Cheng è disponibile per qualche domanda, quindi il primo di voi che parla ne ha facoltà. Io ricordo soltanto che chiunque volesse vedere i libri della collezione, proprio questa collezione cinese delle belle lettere, qui è stato appunto messo in piedi qualcosa, ovviamente a Parigi, in Boulevard Raspail, 95, lì ci sono tutti, così come in tutte le librerie di Parigi, però a Milano la libreria Oebli ha fatto arrivare proprio tutta la collezione, quindi si può vedere anche lì, per cui diciamo così, quando fate un giro a Milano, volete vedere i libri, volete cercare qualcosa, li trovate. Poi non so se altre librerie si aggregheranno a questa ricerca, però Oebli ha trovato anche numerosi estimatori, quindi li sta vendendo.
Allora, la prima domanda, io se non ci sono domande, però penso che qualcuno di voi, allora, non c'è purtroppo un premio in denaro, eccola, altrimenti non so, a meno che il sindaco lo possa promettere, oppure la cittadinanza svizzera per gli italiani, non lo so. Però questo è un tema che tratteremo a parte. Vabbè, però c'è la prima domanda, se lo sindaco, io lascerei lo spazio alla signora. Prego. Però non si sente, dovrebbe magari schiacciare tu. Si sente, sì. 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 Allora, vorrei fare una domanda su, ovviamente, cioè, su questa ultima parte legata al concetto di libertà e al concetto di pubblico collettivo, rifacendomi comunque alla citazione di Confucio, per farmi capire. Allora, il discorso, come lo interpreto io, è diciamo che uno a 70 anni raggiunge la capacità di agire senza, adesso mi perdoni le citazioni che non sono sicuramente, non hanno sicuramente le parole come le ha dette lei, uno a 70 anni acquisisce la capacità di agire secondo il proprio cuore, senza compiere errori nei confronti delle regole. Negli anni precedenti però Confucio diceva che aveva imparato ad agire secondo le regole del cielo. Ora vorrei tornare più al concetto pubblico di libertà, cioè quando lei parlava di totalitarismo e quindi dava, diceva che c'era quasi una contraddizione secondo me, nel senso che dava al concetto di totalitarismo un valore, un'accezione possibile di libertà. Allora, il mio discorso era appunto se può esistere una libertà che non sia aspetta, mi faccio se può esistere una libertà, cioè ognuno ha la capacità di no, mi scusi, io non ho finito, mi permetta di ricapitolare un secondo. Chiude però. Cioè che il fatto che non riesco più a prendere il discorso. Ha fatto le due distinzioni tra la libertà, cioè tra quella pubblica e quella privata, tra i 70 anni e la parte precedente. Che cosa, dove voleva arrivare? Volevo arrivare che in sostanza le regole, cioè queste regole che vengono, cioè io agisco secondo il mio cuore, seguendo le regole del cielo, se queste regole sono delle regole che possono essere per tutti, cioè se l'uguaglianza della libertà secondo le regole del cielo esiste, piuttosto che invece il totalitarismo è un'accezione possibile di libertà del cielo. E allora, se c'è una libertà del cielo e c'è una libertà individuale, se la libertà del cielo è totalitaria e se la libertà individuale può ovviamente essere estesa a tutti. Bisogna chiudere il... Allora, mi sembra che la domanda sia stata grosso modo formulata così, no? Per prima cosa, forse la citazione non era molto, molto esatta, oppure la traduzione neanche veramente esatta. Non credo di aver mai parlato di regole del cielo. Cioè a 50 anni mi sembra di aver dunque conoscere il decreto del cielo, ma il decreto del cielo dunque è un'espressione piuttosto complessa.
complessa e ambivalente, perché dunque può essere un senso di missione data dal cielo a un individuo, e credo che in questo contesto Confucio stia parlando di questo, cioè ho ricevuto una specie di missione dal cielo, cioè quella di restaurare un ordine del mondo. Però l'espressione decreto del cielo poteva nel contesto antico anche indicare dunque una nozione politica che è stata instaurata diciamo all'inizio del primo millenario avanti Cristo, quando dunque la dinastia sotto quale appunto Confucio è vissuto ha introdotto questa nozione di decreto di mandato del cielo, per dire che una dinastia deve avere diciamo un merito morale per governare, per essere in potere, e quindi era un modo di diciamo di contestazione della regola di successione ereditaria, no? Quindi questa nozione di mandato del cielo può indicare appunto sia una dimensione individuale oppure una dimensione diciamo politica. Queste parole di Confucio sono molto diciamo brevi, no? E quindi si può interpretarle appunto in qualsiasi modo, no? Solo che si sa che Confucio appunto si sentiva incaricato di una missione appunto che gli veniva del cielo. Ancora una volta, quando si parla di questi testi cinesi bisogna fare il vuoto di tutte le connotazioni che si ha. Quando si parla di cielo non è un cielo abitato da un dio, da qualsiasi cosa del genere, no? Ho spiegato che è un certo ordine del mondo. Penso di aver capito la sua domanda. Come si può fare per non essere in diciamo contraddizione con se stesso, dicendo che si obbedisce a una specie di ordine che viene da una dimensione superiore, diciamo, e allo stesso tempo obbedire alle non esattamente al cuore, questo è una traduzione un po' libera, ma il testo dice a 70 anni sono capace di seguire i desideri del mio cuore senza trasgredire alcuna norma, no? Per capire questa frase senza che ci sia una contraddizione con quello che precede, bisogna capire tutto il contesto ritualistico. Su quello non posso fare un riassunto in due minuti, no? Perché questo è veramente fondamentale della cultura cinese antica. La cultura dei riti non si tratta soltanto di riti soltanto religiosi, per esempio sacrifici agli antenati, oppure sacrifici di stato, sacrifici diciamo a qualsiasi spiriti, divinità.
non è neanche solo una questione di rispettare convenzioni sociali. Noi quando parliamo di riti sociali pensiamo a regole di cortesia, no? Salutare la gente, dire buongiorno, grazie, eccetera. No? Non si limita a questo. La cultura dei riti nella Cina antica è veramente dappertutto. Cioè anche nella Weltanschauung, no? Nella concezione del mondo. Cioè parlavo prima del Tao, no? del cammino naturale delle cose, cioè il processo naturale delle cose, no? Che di fatti è il modello dei riti. Cioè per prendere un esempio abbastanza semplice, no? La successione delle stagioni, cioè il fatto che non è un buon esempio perché adesso le stagioni sono il disordine è completo, però appunto se fossimo nella Cina antica diremmo che questo disordine nella successione delle stagioni, avere neve ad agosto e 30 gradi a gennaio è il segno molto chiaro che il nostro governo non che c'è qualcosa che non va nel nostro governo. Quindi se prendiamo questo esempio delle stagioni, normalmente diciamo abbiamo questa successione dell'inverno, poi la primavera, l'estate, l'autunno, eccetera. E questo si può fare un'osservazione molto semplice, un'osservazione da contadino proprio, no? Che queste stagioni si succedono senza mai appunto entrare in disordine, cioè non è che l'inverno appunto comincia a aggredire l'estate, eccetera, no? Abbiamo una successione armoniosa, no? Cioè uno dopo l'altro. E questo nel Weltanschauung della Cina antica è l'immagine dell'ordine che deve regnare nel mondo umano, cioè dunque una gerarchia chiara, appunto il sovrano ha un certo ruolo, il ministro ha un certo ruolo, i soggetti hanno un altro ruolo e ognuno è al suo posto, no? E quindi nell'ideale, no? Così non ci sono conflitti e quello rende la vita umana e la vita in società possibile, molto semplicemente, perché se viviamo in conflitti permanenti, la vita è totalmente impossibile, come l'abbiamo potuto osservare appunto nella lunga storia dell'umanità, no? Quindi qui si parte veramente di osservazioni molto di buon senso, no? Quindi bisogna restituire appunto tutto questo contesto appunto dietro le citazioni che ho fatto. E quindi questa visione del mondo ritualistica è proprio quella, cioè una visione di processi armoniosi e che rendono la vita possibile. Non so se è una risposta. Allora, un'altra domanda, ho sentito anche, ecco, prego, questo monologo per voi. Dunque, lei ha trattato, mi pare, il tema della saggezza nel mondo cinese.
io chiedo se c'è un rapporto col pensiero latino stoico di Seneca, lui ne parla in De Constantia Sapientis, o in che cosa c'è la differenza. A me era sembrato che c'era un'affinità, ma forse o non ho capito, oppure, ecco, se lei è così gentile da dare una risposta, la ringrazio. Sì, sì, infatti lei ha assolutamente ragione. Ho voluto semplificare come giustamente appunto si, ci sono eccezioni e difatti questa diciamo questa parentela tra lo stoicismo e questa saggezza antica cinese appunto è abbastanza ovvia, sì, sì, sì. E difatti mi permette di ricordare che prima della sua dissertazione il professore Pierre Hadot, ha lavorato molto su, che è stato professore al Collège de France, anche che ha lavorato molto sulla filosofia greca antica come arte di vivere, mi ha fatto l'onore appunto di interessarsi molto alla mia storia del pensiero cinese e parecchi anni prima della sua disparizione appunto siamo stati in corrispondenza su queste diciamo assonanze, no? Questi paralleli che si possono fare, no? Perché questo è effettivamente un altro approccio e un altro ramo della tradizione greca, cioè la filosofia come maniera di vivere, come art de vivere, e che appunto si avvicina molto alla saggezza cinese. Citato Pierre Hadot, uno dei grandi studiosi del pensiero greco, morto l'anno scorso. Io ricordo che di lui in italiano circolano parecchi libri, forse il più bello si intitola La cittadella interiore, dedicato a Marco Aurelio, lo sto vedendo in questi giorni, e di Marco Aurelio stava curando i pensieri, colloqui con se stesso, e ha curato il primo volume per la collezione di rifacendo la vecchia edizione ovviamente precedente. E poi ci sono parecchi altri studi di Hadot, che ha studiato i rapporti anche tra i padri della Chiesa e ovviamente i filosofi greci, e soprattutto il passaggio della saggezza tra il mondo, diciamo così, pagano dello stoicismo e il mondo cristiano, perché c'è il grande problema che a un certo punto sembrava quasi che Seneca parlasse come padre della Chiesa, circolavano epistolari apocrifi tra Seneca e San Paolo, eccetera, eccetera. E proprio su questi argomenti Hadot ha scritto dei libri piuttosto importanti. Io volevo appunto così mettere anche, aggiungere questa mia nota, immagine, a quello, comunque uno dei grandi di Francia. Un'ultima domanda. Vorrei tornare un attimo sul concetto di diritti umani. Qui in Occidente si dà per scontato un certo rapporto tra individuo e potere e si critica molto la Cina. Io ascoltandola questa sera ho misurato la mia ignoranza. Quindi le chiedo, non è che oggi ci sia un discorso da soldi tra le varie associazioni che rimproverano la Cina di non rispettare i diritti umani e la comprensione che la Cina stessa ha del concetto del diritto umano? Sì, questo ovviamente è un dibattito molto, molto complesso. Certo, quando ho dovuto fare una presentazione molto diciamo sommaria, no? non ho potuto entrare nei particolari perché avremmo dovuto rimanere per tutta la notte, no? Che siete già stati abbastanza gentili per ascoltarmi fino ad ora.
quello che ho voluto fare è darvi un'idea alla volta del, diciamo, della, dei processi evolutivi della comprensione di nozioni, no? che venivano dall'estero, un'evoluzione che segue diciamo, i tentativi di traduzione, perché questa serie di parole, appunto, i giapponesi ci sono arrivati dopo, appunto, tanti diciamo, tentativi mancati, poi ritorno indietro, eccetera, no? Insomma, è stato un processo molto, molto complicato, e qui abbiamo diciamo, il risultato finale. No? Adesso, e quindi ho cercato di mostrarvi che la parola che è usata adesso per disegnare i diritti dell'uomo nel vocabolario contemporaneo cinese, anche lui ha una storia, no? Perché dunque nel contesto diciamo della seconda metà dell'Ottocento e della prima metà del Novecento, ovviamente la Cina era in una posizione di debolezza, no? E quindi ha dovuto integrare queste nozioni che erano imposte, no? Non soltanto introdotte dall'estero, ma imposte dalle potenze occidentali, no? E quindi ho voluto dimostrare in quale contesto storico, no? questa parola è stata scelta per tradurre il concetto occidentale di diritto, quindi come potere per appunto resistere, per esempio, a una potenza superiore, dando anche l'origine etimologica, no? di questa parola. Adesso abbiamo in Cina un discorso ufficiale che prende diciamo pretesto appunto di questo di questa tradizione intellettuale, no? che risale a diciamo a due millenari avanti Cristo, no? Prende pretesto di questa tradizione per dire i diritti dell'uomo non sono nella nostra tradizione, e quindi noi possiamo fare a meno, cioè non abbiamo nessuna ragione, appunto, di integrare questa nozione che è straniera alla nostra tradizione. Solo che lì, ed è appunto diciamo il punto interrogativo su quale terminavo, questo discorso ufficiale dimentica che c'è stata una rottura tra appunto tutta questa tradizione intellettuale e la modernità. E quindi adesso è diciamo un'evidenza che tutti quanti siamo nella stessa modernità. I cinesi hanno adottato la modernità occidentale, si vede molto chiaramente, no? Da tutti i punti di vista, no? Economico, eccetera, no? Insomma, tutta la mentalità, e anzi i cinesi sono ancora più capitalisti di noi, no? E quindi è una specie di falso pretesto culturalistico di dire che i diritti dell'uomo, appunto, la Cina appunto non ha da occuparsi perché non è nella sua tradizione. Questo è veramente una falsità, no? Perché ormai siamo tutti nello stesso mondo, no? Credo, almeno. Quindi io veramente
impiego tutta la mia energia per appunto sia appunto dare diciamo informazioni oneste sulla tradizione intellettuale perché è esistita, però allo stesso tempo dire che siamo tutti cittadini dello stesso mondo e per quello appunto i diritti dell'uomo appunto è una nozione universale. E l'altra falsità è di dire che i cinesi in conseguenza siccome non hanno la nozione dei diritti dell'uomo nella propria tradizione, in conseguenza non hanno nessuna nozione di libertà, di egalità, uguaglianza, eccetera. E questo è una contraverità, perché i cinesi sono esseri umani come tutti noi e hanno le stesse aspirazioni di tutti, no? E quindi forse hanno altri modi di esprimerlo, altri modi di vivere, però appunto le stesse aspirazioni le hanno, giustizia, uguaglianza, eccetera, no? Direi che con questa risposta possiamo chiudere il nostro incontro con Han Cheng, poi ovviamente questo discorso continua con la collana, continua magari in un prossimo incontro che ci auguriamo possa venire di nuovo qua in Svizzera. Ora lascerei la parola a Paolo Andrea Mettel, che è presidente appunto dell'associazione, che ha le ultime cose da dirci. Allora, prima di salutarvi, desidero annunciare il prossimo evento, che sarà il 4 di aprile, con Giovanni Reale, che ci porterà le ultime notizie sul suo lavoro su Sant'Agostino, in particolare sulle confessioni. E poi, prima di salutarvi, vi ricordo, all'uscita troverete la placchetta a tutti. E poi, proprio prima che andiamo via tutti, io desidero fare un saluto a una persona che è qui presente, che è stata colpita da un dolore, lo siamo stati tutti colpiti, traumatizzati tutti, da questi 28 angeli della neve che ci hanno lasciato tutti sbalorditi. Si tratta di Agnès Pierret, che è belga, cittadina belga, vi ricordate, è stata l'organizzatrice dei mondiali, la direttrice generale dell'organizzazione dei mondiali. Ti siamo tanto vicine e con tanto affetto, Agnès. Crediti. E ringrazio la nostra invitata, professoressa Cheng, per tutto l'intervento così ammirato e così prezioso per noi. Buonasera a tutti.